Diciamo, parla con questo microfono. Sì, pronto. No, dicevo che Antonio Petito in vecchiaia aveva il problema di reumatismo e cominciò a usare una maglia rossa. È rimasta la maschera, questa, la maglia a carne rossa è rimasta poi nella maschera. Beh sì, effettivamente perché il Pulcinella dell'Ottocento, l'ultimo grande, grandissimo, si sudava sotto la maschera e quindi poi il sudore si asciugava addosso, come si suol dire, no? Allora dice, ha usato sta maglia, che però dava anche vivacità, no? Questo, al costume, quindi, perché tutto bianco e nero, che poi Pulcinella è vivace, però questo costume non è che è proprio, tutta questa vivacità nasce dall'anima di Pulcinella. Antonio ne aveva parecchia di vitalità nascosta. Era chiamato Totò No Pazza, Antonio Petito. A proposito di rosso, una volta lui fece uno scherzo a un attore della sua compagnia. Quando lo andò a trovare, lui lo sapeva che andavano a trovarlo, incominciò a gridare da dentro al suo, alla casa vicino al teatro. Insomma, lui si fece finse che aveva ammazzato la sua serva, ma lui si truccò proprio e uscì con un coltello pieno di sangue, lui tutto insanguinato, e spaventò tutti quanti, ma veramente solo per il piacere di impaurire, sai, cioè, è molto Antonio molto Petito. No, Antonio Petito, detto Totò No Pazza. E infatti lui ebbe un problema con Gabriele D'Annunzio. Tu sai che lui fece una parodia della figlia di Iorio. E Antonio... Antonio, più che Antonio, la fece Edoardo Scarpetta, il figlio di Iorio. Il figlio di Iorio. Fu scritto da Edoardo Scarpetta, che era un poco più alletterato di Antonio Petito. Antonio si riferiva ai fatti del popolo e li traduceva. Però la causa fu intentata nei confronti di Petito, perché, se non sbaglio, possiamo verificare, perché D'Annunzio portò Petito in tribunale, o comunque forse Scarpetta, non lo so, verificheremo. La cosa interessante è che andò a favore o di uno o di un altro, forse come testimonianza. O come testimonianza. Per far capire se quella era veramente un'opera valida o meno, perché D'Annunzio si arrabbiò che fecero la parodia a un suo capolavoro. Sì. Però la cosa interessante fu che emerse in quell'occasione il vero nome di Gabriele D'Annunzio. Cioè? Gaetano Rapagnetta era il vero nome di Gabriele. Che, insomma, sì. Allora, negli atti giudiziari venne fuori questa cosa che le controparti erano da una parte Gaetano Rapagnetta, perché quelli i documenti erano, e dall'altra parte Antonio Petito. Sì. Quanto. Questa è la cosa, la storia nella storia, insomma. Nella storia. Di D'Annunzio, a proposito di Napoli che ha coinvolto il mondo intero, con la sua cultura, con la sua espressività, col suo modo di essere, anche nei sentimenti. Poco prima ho dedicato una poesia, così per intrattenere, una poesia d'amore alla signora Celeste che sta lì, che tu conosci. Sì. E di un altro grandissimo autore napoletano, che è stato Raffaele Viviani. A proposito di D'Annunzio, si ispirò, come dire, si nutrì di questa cultura, no? Però lo provocavano, perché lui era anche redattore al Mattino, e diceva, vabbè, non so come lo chiamavano, vabbè, signor D'Annunzio, ma mica siete capaci di scrivere in napoletano? Cioè, chi ve l'ha detto? Volete vedere che io scrivo anche una canzone? E lui veramente la scrisse. Poi per caso gliela diedero a uno dei più grandi musicisti dell'epoca, mi sembra Costa, e così a Bucchella è una delle più belle melodie d'amore, e lui usò una terminologia tipicamente napoletana, perché naturalmente non era l'ultima festa d'Annunzio, poi essendo pescarese, insomma, comunque una sonorità, insomma, assonanze. E la canzone a Bucchella: si come Manu Churil D'Annunzio,
chi scrive queste parole. Attenzione. Tu tieni a navucchella, nu poco pucurilla, a passugliatella. Passugliatella era un termine che usava anche Salvatore Di Giacomo, di cui abbiamo parlato nelle oggi. Nelle sue poesie, appassugliatella è un po' appassita, appena appena. Però è un termine poetico comunque che stabilisce comunque la bellezza anche di un, come dire, di labbra un po' appassite, ma comunque... Che in giapponese è wabi-sabi. A faccia di usacis. O era? Wabi-sabi? Ah, è differente. È differente, sì, sì. Appassionate. Mera, continua ad annunzio. Rammil, pigliatil, rammil, nuvasil, rammil, cannatel, rammil, pigliatil, nuvasa, picceril, nuvasa, picceril, comma che sta vucchella. Che comma na rusella, nu poco pugurill, a passugliatella. E alla fine fa il significato con la rosa, che anche lei è appassita, però ha la sua valenza di rosa. Ecco, questo voleva dire il grande, non lo so. Il vate. Mi pare che è stato rivalutato sto vate, non si sa. Una volta usagna nel giro, facitaci capire, ma no, non si capisce. Sta storia che non si sa come uno se la dà via. Vogliamo vivere il momento invece presente? Dimmi tu, io sono pronto a provocarti dal libro, naturalmente, che è nascosto sotto le vesti di Pulcinella, dal quale tu ti sei lasciato ispirare. Io posso in due secondi vi racconto un po' la storia del libro, che è una storia lunga, che comincia nel 1982 e comincia a Venezia, non a Napoli, è la storia di questo libro, perché a Venezia succede una cosa abbastanza straordinaria. Nel 1978 viene nominato direttore della Biennale Teatro Maurizio Scaparro, attore che ha lavorato molto anche a Napoli, che Tommaso conosce benissimo. Abbiamo portato il Pulcinella di Scaparro di tutto il mondo, appunto, con Ranieri. Infatti, va buono, no? E quindi Maurizio Scaparro, quando arriva a Venezia, capisce ha un'idea di resuscitare il carnevale veneziano. Il carnevale veneziano, adesso forse pochi lo sanno, ma era stato abolito da Napoleone. Quindi Napoleone, quando arriva a Venezia, nel fine del 1796, uno dei primi atti di Napoleone è quello di abolire il carnevale per ragioni di ordine pubblico, perché naturalmente le truppe occupanti, insomma, siccome il carnevale di Venezia durava un mese, quindi è un mese di anarchia totale. Poi ci sono le cronache di Casanova, insomma, che ne ha combinate durante quei carnevali, e quindi avere un mese, diciamo, di anarchia in una città, insomma, non era per i francesi, era un po' complicato. Allora, quindi abolisce. Poi dopo, si sa, dopo il trattato di Campoformido, cioè la Venezia passa agli austriaci, e gli austriaci mantengono questo divieto. Questo divieto poi a un certo punto in qualche modo rende fa svaporare il carnevale veneziano, che era un grande carnevale della città. Metà Settecento tutti in Europa, e quindi nel mondo, insomma, volevano venire al carnevale di Venezia, insomma, quindi era veramente la grande festa europea, insomma. E si perde quasi memoria. Allora Scaparro ha questa idea, questa intuizione di farlo resuscitare, e comincia in questi 4 anni di lavoro come direttore, eccetera, a operare piano piano, sotterraneamente, a questo progetto. E nel 1982, fine del mandato, avviene proprio questo miracolo, perché un po' come Frankenstein, che viene, diciamo, in qualche modo attivato grazie a un pezzo di un organismo, un pezzo di organismo vivente che viene inserito in questo organismo morto, insomma, per dargli vita, eccetera, eccetera. Insomma, così Scaparro decide di far venire un carnevale napoletano a Venezia. E quindi nel 1982 si crea veramente
una simbiosi, un gemellaggio, insomma un'unione tra il carnevale di Napoli, ancora vivo, eccetera, e quello di Venezia da resuscitare. Quindi arrivano dei treni di Pulcinelli che scendono alla stazione di Santa Lucia, arriva Martone, giovane Martone, arriva Luca De Filippo, arrivano tutti, insomma, De Simone, eccetera, insomma, tutti a Venezia. E da quel momento in poi il carnevale è quello che conosciamo. Cioè, oggi quando si va al carnevale di Venezia sembra che sia sempre stato lì, è assolutamente coerente con la città, ma invece ha avuto due secoli di totale assenza e ha generato anche un'industria, perché quando si cammina per Venezia ormai ogni 50 metri c'è un negozietto di nelle calli c'è un negozietto di maschere, eccetera, eccetera, che hanno generato una vera e propria industria, un'industria del anche nell'industria del souvenir, insomma. E quindi una città che, insomma, ha risorse, diciamo, di tipo turistico, si è aggiunta questa nuova risorsa, e il povero Maurizio Scaparro, a cui non è stato riconosciuto, credo, un vitalizio, perché in effetti è stato lui a riportare questa festa, che è un evento, insomma, anche economico, diciamo così. E quindi, vabbè, insomma, l'ho fatta un po' lunga, ma insomma per dirvi il clima e la situazione. All'epoca Scaparro mi invitò a disegnare e a creare poi un Pulcinella, perché questo grande carnevale del 1982 doveva essere un po' appunto questa fusion tra Venezia e Napoli, e Pulcinella in realtà è l'interfaccia tra le due città, perché Tiepolo, i due, cioè Gian Battista e poi suo figlio Gian Domenico, erano appassionati di maschere. Cioè il finale, come dire, della Serenissima è proprio una specie di grande ballo in maschera, insomma, in cui, cioè, si esaurisce. Non so se avete visto Arca Russa, il film di Sokurov, dove si assiste proprio a questo corteo, questa processione di quella Russia, ancien regime, che in qualche modo si estingue in una grande festa. Un po' così è con il carnevale di Venezia, proprio la fine di una grande vicenda politica durata secoli, e finisce proprio così, proprio in un carnevale che non c'è più. E quindi come dicevo, Pulcinella diventa un po' l'interfaccia, perché Tiepolo avevano lavorato moltissimo sulle maschere e si erano fissati proprio su Pulcinella, quindi ci sono tantissime tassini, soffitti e pareti affrescate con le maschere, in particolare con Pulcinella. E questo Gian Battista, il figlio Gian Domenico, si spinse oltre fino a creare una specie di Bibbia, di epopea di Pulcinella, vita, cioè nascita, vita, morte, resurrezione di Pulcinella. Fece tutta una serie di tavole a inchiostro inchiostro e acquarello, 104 esattamente. E se qualcuno ha visto una edizione recente di un libro di Agamben, se qualcuno dice che in cui c'è in copertina, ci sono appunto dei lavori di Gian Battista, e lui ha riempito il libro queste immagini di Gian Battista, del figlio di Tiepolo, più altre cose un po' in modo un po' confuso, ma insomma c'è questa citazione che è interessante, perché poi è la fine di Venezia contemporaneamente, no? Venezia finisce proprio praticamente in questa sorta di allegoria in cui Pulcinella, una maschera napoletana, rappresenta un po' la fine, cioè della Repubblica, insomma. E queste 104 tavole poi sono andate disperse, poi sono andate soprattutto per via del Grand Tour, sono finite soprattutto in Inghilterra e poi da lì in America, eccetera. Poi recentemente, un po' di anni fa, sono state recuperate o rimesse insieme in un libro che è molto simile a... Molto simile, insomma, è l'idea che ho avuto poi della... Io all'epoca, utilizzando i primi disegni che ho fatto per Venezia, per Scaparro, per questa maschera da portare avanti in Drio sul Canal Grande, e l'idea proprio di una della vita di Pulcinella, insomma, come uno di noi, insomma,
con alcune particolarità come quello di nascere dall'uovo, insomma. Quindi realizzai questo libro come conseguenza di tutta una serie di disegni fatti all'epoca per questa maschera che fu appunto creata per quel particolare carnevale, che fu il primo carnevale di Venezia, quello del 1982. Il libro uscì nel 1984 e poi sono successe varie cose che hanno, insomma, in qualche modo, che io racconto in una postfazione, che hanno a che fare comunque con Napoli, che mi hanno così poi a un certo punto portato a fare un lavoro alla Metropolitana di Napoli nel 2003, dove ho realizzato una scultura, una cosa, all'uscita di una stazione delle metropolitane, e tutto quanto, insomma, l'ho messo un po' di dentro in una specie di, così, di arco temporale di 30-40 anni, insomma, che è la storia di questo libro, più o meno. Niente applausi, niente applausi. No, anche perché non siamo alla fine. Quindi, e la vestizione è la vestizione di Pulcinella è come la vestizione del torero. È qualcosa di. Perché c'è una trasformazione, avviene una trasformazione in corso. Adesso Tommaso, tra poco non lo riconoscerete più. Ma chi te l'hai? Chi te l'hai in questo fatto? Chi te l'hai in questo fatto? Beh, vedrai. Sono sempre io. No. Ti posso chiamare Gigino? Sì, oggi abbiamo stabilito che ne hai facoltà. Non è male Gigino. Gigino, al di là delle tue elucubrazioni, no, che ci hanno addottrinato veramente, sì. Ci fa piacere. Ma tu lo sai che, ma a parte il fatto, c'è una magia in questa maschera che sopravvive al di là delle trasformazioni sociali. Ci sarà una ragione, ce la vogliamo scoprire stasera, cioè non lo so. Per esempio un altro esempio, no? Che non muore questa maschera, perché poi nel teatro effettivamente alla fine dell'Ottocento non c'è più il teatro, perché effettivamente l'ultimo Pulcinella è stato questo Antonio Petito, grandissimo attore, ma il padre di Edoardo De Filippo, tale Edoardo Scarpetta, decise che Pulcinella non ci doveva essere più, perché la gente quando andava a teatro si voleva identificare in personaggi un poco più reali, questa è la verità, no? Questa borghesia che diventava sempre più ricca voleva questo e basta così, e quindi Scarpetta andavi incontro a sta gente che poi era quella che pagava i biglietti, che sono tutti questo popolino che voleva ancora Pulcinella. Ma sostituì Pulcinella poi con un altro personaggio che comunque faceva ridere, perché diciamo la verità, la gente va anche a teatro per ridere, per divertirsi poi. E quindi lo sostituì con Felice Sciosciammucca, che era una sorta di parodia del figlio della borghesia ricca di Napoli, però capite che non cresceva mai e quindi che era sempre un po' bamboccione, perciò faceva ridere, il Feliciello, chiamato anche Feliciello. E c'è una commedia storica di Scarpetta che è stata interpretata da me, modestamente, da Luca De Filippo, che faceva il Felice Sciosciammucca. E devi dire che cosa vuol dire in napoletano. Felice Sciosciammucca. Sciosciammucca, sì, Sciosciammucca significa... Soffiami in bocca. Una rapa bocca è chiamato Sciosciammucca, praticamente. Significa che uno è sempre un po' imbambolato, no? Sciosciammucca, capite? Sciosciammucca, cioè chiude la bocca, sennò... qualcuno dice pure per sfotti più la bocca, sennò ti va la mosca mocca qualcuno. Ma come, vabbè, sciosce mocca, ma... Perché il bambino quando ha il piatto il boccone bollente dice vicino a mamma sciosce mocca, cose, hai capito? E perciò il tipo imbambolato ma pare sciosce mocca, e insomma, si inventarono questo. Prima si chiamava solo Felice o Felicille, poi Scarpetta lo codificò proprio come Felice Sciosciammucca.
e quindi in tutte le commedie di Scarpetta c'è questo Felice Chauchat-Bouc. Nelle prime di Scarpetta, nelle prime commedie di Scarpetta c'era anche il Pulcinella, perciò poi c'ero io in questa commedia di Scarpetta, che era una delle prime che Edoardo, proprio in omaggio al suo grandissimo padre, che Edoardo era padre di Scarpetta, volle registrare in televisione. C'è questo esempio in cui io e Luca ci confrontiamo, lui da Felicello e lui da Pulcinella, insomma siamo questi due mattacchioni che in mille vicende così da ridere eccetera, però comunque erano vicende comunque scritte sul tessuto napoletano, sull'ambiente napoletano, c'era sempre un'ironia soprattutto per le famiglie ricche, per questi qua, che soprattutto per i pazienti saliuti, diciamo noi, che Scarpetta prendeva in giro, cioè quelle persone che venivano dal popolo e si erano arricchiti così, però rimanendo molto ignoranti, e quelli trasportati a teatro facevano molto ridere. E poi lui aveva la grande capacità, Scarpetta, e tu si è studiato un po', ti dovresti informare pure su quello che creò Scarpetta all'epoca. Scarpetta creò Adelchi D'Annunzio, creò una vicenda in tribunale, sai perché? Perché molti alletterati napoletani dicevano che Scarpetta sì, era il più grande autore del momento, però non era originale. Dice, ma tu non ti devi annoverare tra gli autori. Ma quello era un autore di successo straordinario. Perché non era originale? Perché lui, più che tradurre, trasportava le pochade francesi negli ambienti napoletani, ma li trasformava completamente. Pur questa qua che io faccio al Duse, l'11 aprile, è tratta da una commedia, ora non mi ricordo, da una commedia di cose, di un francese. Non l'ha già scritta, capo, l'ha già scritta da parte. No, qua l'ha già scritta, dice tu, sì. Però le commedie a cui si ispirava erano quelle lì dei francesi di fine 800. Certo. Dunque, dal film omonimo ispirato alla commedia, Pensione Schottle. Pensione Schottle. Di chi era? Un francese, credo. Silov. Napoli. Poi c'erano gli altri, come si chiamava? Hennequin, Weber, non mi ricordo gli altri francesi chi erano. Feydeau, mi spiego. Forse l'unica proprio originale era Miseria e Nobiltà, ma comunque lui aveva creato questo teatro ambientato proprio in modo sanguigno nella Napoli di allora. E insomma, è il nostro Molière dei primi del Novecento. E insomma, gli alletterati di allora che erano, sai, si ispiravano, ma anche loro si ispiravano a vicende, certo, un po' più dirette, come Di Giacomo, Bracco, eccetera eccetera, Bovio, e quindi ce l'avevano con su Scarpetta. Scarpetta è stato un grandissimo autore, è un autore e lui, diciamo, ha avuto anche, come dire, ha cambiato un po' il teatro, proprio perché nel teatro napoletano ha tolto queste maschere, diciamo, sostituendole con dei personaggi un poco più aderenti alla realtà del tempo. A lui poi ha fatto seguito suo figlio Edoardo De Filippo, che ha creato invece un teatro più di impegno sociale, di un'introspezione sulla famiglia, sui meccanismi familiari, anticipando addirittura le crisi familiari che poi si sono succedute durante il secolo scorso con i divorzi e tutto il resto. E quindi ha avuto i successi che tutto il mondo riconosce. Da Natale in casa Cupiello, scritto da all'età di 30 anni, fino a Filomena Marturano e tutti i capolavori. Io quando sono stato negli anni 70, quando registrammo pure queste commedie, ma lui continuava a scrivere negli anni 70, Edoardo continuava a scrivere a 70 anni. Cioè, non erano i capolavori che aveva scritto nei periodi precedenti, che sono spesso i primi periodi, no? Come hai detto tu stesso anche nella pittura, sono quelli là più di grande estro, di grande spontaneità. Lui però, io le prime mondiali negli anni 70 ho continuato a farle con Edoardo. Una commedia si chiamava Il Monumento, scritto per Anna Magnani. Gli esami non finiscono mai, un'altra novità di quegli anni, capite? Anche altre ancora, non mi ricordo, il Monumento, vabbè, è stato quello che è stato. Il Pulcinella, lui chiaramente ne aveva memoria, anche lui essendo figlio di quel tipo di teatro, e ha scritto anche un testo che si chiama Il figlio di Pulcinella.
ma come dire, erano elucubrazioni sulla maschera, ma non erano commedie proprio con Pulcinella. Oppure l'ha inserito in Sabato, Domenica e Lunedì, l'ultima edizione l'ha fatto Servillo. Servillo, sì, con Anna Bonaiuto. E con la Bonaiuto l'ho fatto pure io con Ranieri 3 anni fa, in cui c'è un Pulcinella. Ma perché sopravvive questo Pulcinella anche in questa commedia di Edoardo? Perché Edoardo vuole rappresentare il Pulcinella filodrammatico, cioè l'attore filodrammatico, amatoriale, che a Napoli ancora esiste, che porta ancora avanti questa grande tradizione. Perché evidentemente la gente lo vuole, che faccia dice, si sente. Io ti dico solo una cosa e poi lascio a te la parola, come esempio che Pulcinella rimane nella tradizione popolare. Se vieni qua ti faccio vedere questa cosa che sta alle tue spalle, forse no, non te l'hanno mai raccontato. Questa è la Vecchio Carnevale, la famosa Vecchio Carnevale. Che cos'è? Nella tradizione popolare, ma solo popolare, non è del teatro, per le strade di Napoli e tuttora in qualche festa, diciamo, padronale della Campania, esce questa festa di Carnevale, però sempre nel periodo proprio adesso. Sembra avere delle origini questa figura, che è una figura, hai capito? Non è che è una rappresentazione con parole, è solo una figura che vuole rappresentare l'anno vecchio che se ne va, perché mo infatti se ne va l'anno vecchio, no? E quello nuovo con la primavera che interviene. Quello nuovo è rappresentato da Pulcinella. È il vecchio anno che se ne va rappresentato da questa vecchia. In modo che si fa capire come viene fatto, perché non ho avuto il tempo di vestirmi. Mo te faccio vedere, però mi dai una mano. Se sì. Mi dai una mano. Okay. Uso il microfono. Non far cadere la vecchia, che la vecchia già sta male combinata, perché Pulcinella, per far ridere, Pulcinella si metteva così, come stai tu, mo mi metti al posto tuo. Okay. E se tu vedi, se Pulcinella, io mi metto una gonna, immagini scordata con una gonna da donna, oppure mi metto un cappotto nero, sembro io questa vecchia, capito? Sembro io Pulcinella che sto a cavalcioni della vecchia, capito? Questa è la vecchia che porta addosso, come a cacciavoglie, come dite voi? Come? A cavalcioni. A cavalcioni, e se ne va, a balla e se ne va. E questa è. Martino, l'hai mai visto tu a Napoli, a Vecchio Carnevale? Mai. Io l'ho visto, quando ero piccolino l'ho visto. Aspetta, voglio fare un momento di questa per farti capire. Allora, io ti riprendo. Ecco qua, prendiamo proprio la maschera petitiana, no, di cui tu mi parlavi, vedi? Questa qua. Sì. Vedi che ha quella là un po' più dolce, proprio di Antonio Petito. Questa viene proprio da quel calco lì, vedi? Che io ti dicevo, attraverso la tradizione di lo, ecco, questo qua. Poi ci sono vari coppoloni e uno può essere pure di su qua. Che poi chiaro, ognuno fa il suo. Ecco qua. Allora praticamente un Pulcinella, no? Stava così, con le nacchere. Ci sono delle dimostrazioni su internet di questa. Questa si chiama la vecchia del carnevale. Per le strade erano dei questuanti naturalmente, però si portava molto, cioè la gente. Faceva piacere vedere questa allegria, no? Durante il carnevale, perché comunque era una rappresentazione, diciamo così, popolare, d'immagine, che inneggiava all'anno nuovo, capito? No? E questa vecchia che rappresentava il vecchio se ne andava. E veniva anche un poco bistrattata, perché ogni tanto Pulcinella abbatteva questa vecchia, capito? No? Tutta la gente rideva. Questa vecchia del carnevale, datemi una cosa, dammi su un giaccone nero, di modo che, capito? Perché deve sembrare che io ho la gonna, capito? Allora fa una cosa, tu attaccami su, scusami, spero che non tu faccia troppo una mappina, mantienimi indietro. Io? No, il cappotto, mantienimi indietro. Come mani? Ah, ok. A grembiule.
grembiule. Ecco, a grembiule. Capito com'è? È così, bravo. Va bene? Io mi dovevo preparare, naturalmente. Mo, la mettiamo... Annanzi a me, davanti a me. Mettilo davanti a me questo. È così, bravo. Io però me la dovrei agganciare. Aspetta. Facciamo così che mi aggancia così qua. Io mo non so, mi dovrei vedere pure nello specchio. Abbassa, lascia. Hai capito? Io se voglio... Lascia. Non è agganciato pure. Giustamente, che le dicevo qua a porto mi si fa una chiave. Vabbè. Ma fammi un bel nodo in modo che si mantiene. Si riesce, si come si le manche. Allora, vabbè, scusami. Un'idea. Allora, il cappotto del signore, come ti chiami tu? Tommaso. Ah, cioè, Tommaso con mamma mia, il cappotto di Tommaso, che poi non sono io, ma l'altro Tommaso, che mi stai aiutando. Sarebbe la gonna della vecchia, o no? Si sembra così un poco. Sì. Ah? Capito? Ecco. Mettete annanza, Tommaso, mettete annanza. Mettiti. Annanza. Davanti. Manca Annanza, se capisci. Annanzi a rete, internazionale, la rete Annanzi a rete. Sotto il blocco. Vieni a qua, vieni a là, o il canno, il logo, il canne, niente. Cinese, giapponese. Si capisce, capito o no? Fate un applauso a se vecchio avevo questo gesto o no, è un poco scurrile praticamente dietro la vecchia che poi era, capite, stava a cavallo, la vecchia del carnevale. Fatene voi una ricerca per capire, capite, queste immagini così che vengono da lontano. E c'è sempre Pulcinella, come c'è Pulcinella in quest'estero straordinario di questo grafico di livello internazionale che si è ispirato a Pulcinella. Dice, ma tu non sei nemmeno napoletano, perché lui poi si vorrebbe anche giustificare stamattina, detto, no, perché mio nonno di Giacomo c'era anche un parente, si chiamava Salvatore, ma non ne ho vero, non ne ho vero niente. Quasi si vuole essere perdonato il fatto che ha fatto questo libro straordinario su Pulcinella, ma questa è una grande verità, come dire, è un momento, come dire, è la prova del nove. Ecco, io parlo in termini, nei miei termini, da Pulcinella, naturalmente. La prova del nove è che il Pulcinella è in ognuno di noi. Che stai? Perciò, come disse Edoardo in quel documentario che facevo negli anni 70 con Zeffirelli, no? Io ci stavo pure in mezzo là, eccetera, eccetera, non è mo'. Dice, Pulcinella non è la maschera di un uomo, è la maschera dell'uomo. Poi, Marto, non te ne, perché qua c'è il parente di un altro grande autore, che prima di morire, l'autore si chiama Raffaele Viviani, è stato un grandissimo autore, del livello di Edoardo e di Pirandello. Infatti è stato ammirato molto, fu ammirato da Edoardo, che ne riconosceva le capacità interpretative del popolo, soprattutto perché era un uomo del popolo. Aveva mai conosciuto un banco di scuola e ha scritto delle commedie bellissime, rivalutate tuttora. Il teatro e le canzoni di Viviani sono... Adesso arrivano a Bologna con la compagnia di Massimo Ranieri in questi tre giorni di venerdì, sabato e domenica. Vabbè, abbiamo portato Viviani in tutto il mondo, anche io, eccetera. Viviani, prima di morire, scrisse 10 comandamenti. Non fu mai rappresentata questa da lui, perché morì e il figlio Vittorio finì di scrivere questa. Però Raffaele Viviani ebbe il tempo di scrivere il prologo di questa commedia, che è stata rappresentata da Martone ultimamente. Per ogni comandamento lui creò un quadretto, allora si chiamavano anche quadretti teatrali. Il prologo a questa commedia, che si intitolava I 10 comandamenti, era di Pulcinella.
Dice, ma vedi, negli anni 40, certo, a chi faccio dire il messaggio, un messaggio umano a questa mia commedia? A Pullo Cenello, capito? Ve la dirò dopo, però posso fare una domanda all'autore, da Pulcinella da strada o da teatro? Davvero Pulcinella? Eh? Davvero Pulcinella? No, io non credo che c'è un vero Pulcinella, scusami, sì. Credo che o Pullo Cenello ci sta in ognuno di noi, sì, sì. Se no non facevo tutte queste cose. Qua c'è una carrellata di Pullo Cenello che saliano e scendono. A un certo punto, alla fine di questa carrellata, qua in questo... Come la chiamo tu questa cosa? A suite, come la chiamo all'inizio? Sì, sì. Ho pensato naturalmente alla musica, alla Pulcinella di Stravinsky. Bravo, Stravinsky. Stravinsky prende Pergolesi, che è un autore, tra l'altro nato vicino ad Ancona, quindi era marchigiano, che però si sposta a Napoli e lì diventa rapidamente un musicista di fama proprio europea, quindi mondiale per l'epoca. E quindi Napoli diventa nel Settecento la capitale della musica, perché la serva padrona rivoluziona completamente la musica dell'epoca, insomma. Quindi si passa dalla meccanosità della musica barocca, dell'opera barocca, a una nuova fase che poi porterà fino al bel canto, fino a tutte le cose. Sì, ma queste sono delle citazioni letterarie, tu? Sì. No, da Luigi, da Gigino... Okay. Ma poi c'è il libro, che è un'altra parte, sì, dire, certo. No, cioè hai fatto, come dire, hai messo in moto la tua mente, il tuo cuore, la tua anima per dare vita a questo, ti sarai immedesimato, no? Beh, la cosa che non so se appartiene a chi sto musicista o a te, la cosa che mi sorprende è che è un Pulcinella che nasce e muore continuamente. Sì, beh, certo. Quindi veramente di una vitalità straordinaria, certo. E alla fine quando tu lo fai scendere sotto terra piano, l'ultima immagine è quello che lo fai ritrovare nel sole, incorniciato da un sole, quindi Pulcinella che di nuovo prende vita. Che sì, sì, Pulcinella anche rappresenta gli eterni cicli della natura, quindi morte, nascita, morte, è tutto, insomma, e per questo è la sua straordinaria anche attualità e questo essere immortale, insomma. Vabbè, posso dirti altre cose su quello? Poi grazie, scusami. Lo posso portare a lavanderia? No, no. Mi dispiace assai. Cioè. Però abbiamo dato l'idea, no? Guardate, questo è per combinazione, ce l'ho io perché l'ho fatto costruire all'Accademia di Belle Arti. Grazie assai, grazie, scusami, Tommaso, ci faccio. L'ho fatto costruire da un costumista dell'Accademia di Belle Arti, così per avere quest'ultimo simbolo di questo Pulcinella da strada. Secondo me se si fa una ricerca lo possiamo andare qualche volta in qualche festa popolare a ritrovarlo, ci sono ancora persone che lo fanno. Questa vecchia carnevale, ti ripeto, forse non l'ho detto, era accompagnata naturalmente per creare vivacità da due o tre musicanti, uno suonava... come si chiama? Piffero, cosa, natura, murrilla, capito? Una cosa vivacissima, inerente al carnevale, con questa simbologia del vecchio che se ne va e del nuovo che interviene. Ti posso dire una cosa, qualche cosa? Sono Pulcinella, sì. Continuano a nascere e a morire. La nascita dell'uovo è bellissima, dall'uovo. Senti, questo uovo che è un po' appuntito, uomo è uno spizzi che mi viene, è diciamo è il coppolone che urta contro l'uovo? Oppure no, è un uovo, è il naso di Pulcinella, è un uovo particolare, che è un guscio che a un certo punto nella parte alta, nell'apice del guscio, cioè insomma in qualche modo si... assume la forma della maschera, esatto. Per cui il Pulcinella nell'uovo è senza maschera comunque e quindi esce fuori, come si vede nel disegno, qui si vede che si sveglia, ecco, infila il naso dentro e esce fuori con la maschera attaccata, insomma. È un Pulcinella molto vicino a noi, molto umano, cioè in qualche modo non è che ti sei rifatto a qualche cosa
di Tiepolo, di Antica. No, 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 no. Sì, certo. Che appartiene a noi, sì. Che sicuramente è in ognuno di noi ancora. Assolutamente. Però il naso è quello che poi... E il naso, è un elemento molto importante, distintivo. Anche delle maschere antiche di Venezia, sì. Anche se non sono proprio quelle ottocentesche della commedia napoletana, però la prima cosa che fanno evidenziare la maschera di Pulcinella è il naso. Questa qua, è, infatti, loro mi hanno detto, diciamo, questa è Pulcinella, questa è Pulcinella. Poi, vabbè, io ho voluto individuare in un ragazzo dell'accademia che faceva delle maschere da sé, forse chissà, ho detto pure queste, forse sì, è sicuramente un volatile, eccetera. Volatile, sì, con questo naso, e in effetti poi anche il naso di Pulcinella è anche un becco, quindi riferimento sempre a una creatura, a un volatile, insomma, è sempre importante, sempre, insomma, in questo, perché la volatilità è pulcino, certo, da Pulcino, insomma, pulcino, comunque pure Pulcino è un volatile. Vabbè, possiamo andare avanti col tuo libro? Assolutamente sì. Qua mi ricorda un segno del potere che assumeva... Ma perché il libro, appunto, il libro... Per prendere in giro il potere, e tu lo fai magnificamente. Io figuro degli anni, a 1972 mi mettevo un candere in capo. Sai che avevo candere, no? Al posto della corona. E il candere è il... Vaso da notte. Eh sì, certo, è il candere. Il cantarus è il... sì, è il vaso. Il vaso. Mentre tu hai messo questi spaghetti che sono... Beh, diciamo, questo libro segue ha una filogenesi. Comincia da... inizia in, come una specie di sarabanda di Pulcinelli. Il riferimento è al teatro dei Burattini, quello che nella mia infanzia... adoravo, perché c'era un teatrino a Villa Borghese, al Pincio, che era un incanto, insomma, per cui la magia di... e comincio, e poi passo a una successione di temi che vanno dallo Stato. Queste sono le medaglie. La prima parte è lo Stato, una nazione, diciamo, che si chiama... perché inizio con una pianta geografica, con una, aspetta. Sì, quella che la piantina che ho fatto vedere prima. Sì. Allora, Pulcinella nasce. Ecco qua. Ecco qui, e questo qui è il paese di Pulcinella, che immaginario è una carta in cui c'è questa isola a forma di pizza napoletana, che evidentemente probabilmente è il luogo in cui questo popolo pulcinellesco vive, e naturalmente ci sono tutto i paesi sono inventati da Luigi. E si chiamano Tricaballac, Putipù, eccetera eccetera. Esattamente, Babuno. Sì. E poi si continua, ecco, con appunto il re di questa nazione, le onorificenze, che sono appunto crescente ordine, dal piatto al piatto con lo spaghetto e allo spaghetto col sugo, quindi hanno, diciamo, sono onorificenze in ordine crescente. Poi si passa, aspetta, prima abbiamo questa tavola con il... Sì, c'è un Pulcinella quasi in antitesi, ecco, a quell'altro, mi sembra, o è lo stesso? Beh, qui il primo è, come dire, sicuramente il re di questo, ecco, di questa nazione a forma di pizza, e questo qui è evidentemente un soldato, parte delle armi del re. E poi ci sono naturalmente come... Allegorie. Ma anche dei templi, no? Questo qui è dedicato naturalmente al gusto, alla lingua, che è fondamentale. Ma nella... Io l'avevo in mente, io pensavo quasi come la lingua un po' più forzuta di Pulcinella, no? Ma anche qui, sì, certo. Anche, come dire, ha inveito contro i brusi, e qui poi sembra una lingua messa in gabbia. Oppure un luogo, appunto, come i tempi di Veste Circolare, in cui la lingua è come il fuoco, come l'elemento centrale che, insomma, dà... Però questo sembra una... Vabbè, insomma... O comunque, sì...
può essere anche la lingua evoluzionella chiusa in dei cancello. Sì, ma però assolutamente visibile con la scalinata, cioè quindi è anche un luogo insomma dove da venerare, insomma, ecco, quindi non è proprio una chiusura, anche okay. Questo qui è una specie di arco di trionfo e si vede il povero Pulcinella con tutti i pesi sopra, insomma, che insomma la sua fatica, eccetera eccetera. E questi sono, questo qui è la luna nel pozzo, naturalmente, quindi è un luogo legato a una specie di Stonehenge, eccetera. Qui c'è un momento, un grande conflitto. La macchina evoluzionella, che sì. Chissà perché, ecco, questo è interessante, perché io leggo anche nei particolari. Questi Pulcinella che volano, no? Che dà il sogno del volare, c'era cioè Giudino Saccarano, e credevo che era proprio vero quando volava. E quindi forse chissà, è di tutti i sognatori probabilmente. Questi Pulcinella che volano e vengono succhiati o risucchiati, questa è una specie di calamita. Sì, è un trucco di Arlecchino. Urtano sì, sì. Contro questo pannello che sta in aria e cadono dentro a sta bacinella. Sì. Tutto su marchingegni però, da chi è azionato? Da un'altra figura della commedia dell'arte, che è individuabile anche se è piccolino, è Arlecchino. E non mi vuoi eh sì, è infatti Arlecchino che ha preparato il marchingegno, sì. Li fa morire tutti quanti, sì, però Pulcinella che era una propria, esattamente, però arriva da dietro un altro Pulcinella con una pronto alla, con una forza sempre di rinnovamento a dargli una bastonata e quindi esce vittorioso. Vabbè, ma però intanto sta Arlecchino da solo, vedi che cazzo scusami. No, ma poi tra l'altro posso anche aggiungere questa cosa, che Arlecchino ha una maschera bergamasca, no? Bergamasco, il cane. Arosso, se aiuta l'attore bergamasco. Ho andato a lavare il cappotto. No, tua mamma si è chiuso. No, che non l'ha prima. No. È andato via. Comunque, diciamo, le due maschere, poi, in realtà, sono una la maschera di Napoli, l'altra la maschera di Bergamo. E poi in realtà poi avviene... Sì, ma devo dire la verità, sì. Sono due servi, non si dovrebbero fare la lotta fra di loro. Certo, la lotta fra poveri, o tra l'altro. Non ci vuole, la guerra tra i poveri, ma vabbè. E comunque dicevo questa cosa tra Bergamo e Napoli, perché una delle più belle canzoni napoletane è Io te voglio bene assai, è musicata da seconda tradizione da Donizetti, che è bergamasco, e le parole sono dell'Ottico Sacco. Raffaele Sacco. Esattamente, sì. Ma vogliamo cantare insieme in omaggio alla... Ci possiamo provare. Fa così. Dovete cantare il ritornello, eh? Io te voglio ben assai e tu non pensi a me. La prima strofa fa... Perché quando vi... Signorine, dovete essere pronte a cantare, eh? Attenzione. Io te voglio ben assai, una canzone d'amore che attraverso i secoli è arrivata fino a noi. Siamo pronti? Perché quando mi vira t'ingrifa come gatta. E mo ingrifa come fanno a capire? Ci puoi spiegare tu? Sì, attrae. No. Grife e proprio fa così, guarda, a casa così. Allora. Si arriccia. Hey. Perché quando mi vira t'ingrifa come gatta, non ne che t'aggia fatta che non mi può vedere. Io t'aggia amata tanto che t'amo, tu lo sai. Io e tu non pensi a me, io ti voglio bene assai, va bene, erudiscici e continuiamo la... Quindi, allora, queste qui scene di... qui, naturalmente, in questa nazione esistono varie cose. Aia! Straordinario! Aia!
La malinconia sì, della, sì, della malinconia di oggi. Pulcinella in croce, eh? In croce su una montagna di spaghetti, e naturalmente al posto dei chiodi, insomma, ci sono le forchette, e quindi... È una crocifissione, Ma è anche crocifissione. Sì, ma si vede che simbolica, poi simbolica, naturalmente, però c'è anche una sindone, insomma, perché ci sono le tracce del sangue che invece sono le tracce del sugo che nell'impaginato diciamo che hai voluto esorcizzare la crocifissione di Pulcinella. Ti dispiace se la Pulcinella lì va messa in croce? Essere messa in croce poi è... Quindi si va avanti nella suite, qui poi... Questa ricorda proprio Pulcinella proprio... No? Sì, qui, qui ci sono varie variazioni sulle maschere, proprio sulla maschera proprio che... Sì, dei raddoppiamenti. Perciò oggi mi parlava di questa maschera petitiana, è un po' simile alla sua, sì, sì, certo. È ispirato a queste dolcezze qua. Sono le dolcezze del tuo animo, voglio dire, della tua persona. Io sto cercando attraverso i disegni celesti di scoprire un po' l'anima di tuo fratello, ma non si lascia scoprire tuo fratello. Come mai? Dopo l'ultima pagina lo capisci. Ah, l'ultima pagina lo capisci? Allo stato dopo. Ah, l'ultima pagina. E questa qui è, diciamo, sono alcune tavole che riguardano comunque proprio la maschera, le sue trasformazioni, eccetera. C'è un Pulcinella senza testa, un Pulcinella senza alla gambe, fine, sì, alla fine c'è un vuoto all'interno della maschera. Insomma. Questi sono tutti giochi di... Pulcinella con più gambe, con più braccia. Sì, sì, sì. Come in questo caso, insomma. Che rappresenta? Che rappresenta? Per esempio, il fatto di avere le multi possibilità di Pulcinella, cioè... Le mani di Pulcinella possono arrivare dappertutto. Ok. No, volevo dire due cose a proposito della maschera, perché la maschera nella... Perché c'è... possiamo anche vedere le ultime tavole, forse, che sono sì. Quelle... Questa è qua è un po' particolare, è una tavola un po' più, come dire, più... Sì. Qui c'è un grande trionfo di Pulcinella su un cesso, diciamo così, che genera, insomma... si dice che la madre è sempre incinta. Ecco. In qualche modo Pulcinella rappresenta un po' questa, una defecazione, eccetera, della stupidità, insomma, che lui elimina e che quindi si riproduce, però poi una volta arrivata, quindi diciamo, questa trasformazione delle feci in altro, e in persone, insomma, nella stupidità, insomma, ecco, diciamo così. C'è una serie di poesie trasgressive napoletane, non so se è il caso. Ma ci sono minorenni? Non so, no. Allora. Vabbè, una è molto breve ed è anche nella memoria di Luigi. Allora io spesso la dico così nei momenti di un po' sallottini, Maddalena si chiama, è molto forte e dice... Da Pulcinella mi riesce più facile, no? Perché Pulcinella che... Mieza campagna Maddalena caca, ecco una fronna sappulezzo mazz, Aitano parulana, guarda, arrizz, ecco una mano saccarezzo cazzo. Questo addirittura sembra che Salvatore Giacomo, tu dici sì, grande sì. Salvatore Giacomo, merda poi appunto c'è questo finale, eccolo qua, sì. C'è questa figurazione di questi Pulcinella come mi piacciono, sì. Perché sembrano tutti fratelli, tutti uguali, sembrano veramente a livelli Totò praticamente, però poi se giri la pagina vedi se giro la pagina li vedo all'indietro, vedi il dietro dei Pulcinella, la parte davanti e la parte di dietro, e comunque sono straordinari, però sono poi belle. Ecco, ci sono dei bastoni, cioè, voglio dire, cioè, il dietro è un po' così più complicato, insomma, quella pace e serenità. Però
gli stessi, sì, gli stessi davanti, sì. Però la fascia che si evidenzia davanti, sì, sì. Dietro è non è esattamente, c'è qualche, è la vita. E quindi il libro, diciamo l'edizione dell'82 finisce lì. Poi in questa edizione recente ho aggiunto 5-6 tavole nuove che vorrei illustrarvi, e sono la prima. Allora, naturalmente l'uovo, il riferimento qui c'è il castel, c'è una inquadratura del castel dell'uovo. Il castel dell'uovo corrisponde alla prima, prima Napoli. Partenope è la prima che venga rifondata dai greci come Neapolis. Il primo insediamento greco è dove si trova praticamente il castel dell'uovo, che è quel, diciamo, quello sperone, e lì nasce la prima Napoli. Il castel dell'uovo è poi famoso per la magia, insomma, no? Perché si dice che un uovo è stato terrato eccetera. E in realtà negli scantinati del castello. E il castello, quel castello lì in particolare, nei secoli è stato spesso forziere, spesso luogo di protezione di ricchezze, eccetera, i vari re. E poi qui c'è un'eruzione del Vesuvio, con questa specie di scia. Non di champagne, ma di babà. Di babà, esattamente. Ti piace un babà? Sì. Ecco, qui adesso vorrei, a proposito, Sara, qui tu dovresti dire una cosa. In cinese, no? Il numero fortunato è 8, no? Come si dice? Ba. Ok, quindi in Cina il babà sarebbe 2 volte 8, cioè è quanto di più fortunato si possa immaginare, credo, vero? Quindi, quindi 2 volte 8. 88. E quindi, come vedi, cioè 88. Quindi, chissà nella cabala napoletana che significa 88. Quindi, insomma, è da approfondire il discorso. Senti, ti posso chiedere... di questa tavola dove tu metti insieme tutti gli eroi. Sì, qui alla fine, questa qui è dedicata a Palumella Zompa e Vola, no? Sì. Che è una canzone, diciamo, come dire, patriottica, che in varie fasi, con anche cambiare. Tra l'altro, questa canzone fu una specie di canzone patriottica subito dopo l'unità, insomma, no? È un ritmo molto anche triste, insomma, no? La vuole cantare, sì, certo. Però sicuramente venne il simbolo di Pulcinella. Quando Pulcinella entrava in scena, già da quell'epoca si suonava o si cantava questa canzone. Però le parole, sì. Comunque le parole furono censurate, perché originariamente erano parole contro l'invasione, diciamo. Cantava dicendo Palumella, zompa e vola, quindi bracci ninna mia, non fermarte te la via, vola zomba che lalla, Angela dicerà che è manamora, palomma mia, ringella tu. Quindi era un canto d'amore, no? Che era anche di Pulcinella dedicato. Poi c'erano dei sottintesi. Dei sottintesi che erano, diciamo, di resistenza all'invasione, insomma, ecco. Quindi. E poi una delle ultime tavole è questo gran finale, diciamo, in cui ho messo insieme, allora, Pulcinella, Batman e Nembo Kid, e Superman. E Nembo Kid, un'altra generazione, insomma, qui appartengo. Qui adesso si chiama Superman. E poi c'è naturalmente Totò con la Livella, che voi conoscete, la poesia straordinaria, che adesso credo che Tommaso, io che non conosco, però Tommaso sicuramente la citerà, insomma. E io... forse. No, è bella a Livella, però come che ognuno può esprimere il suo Pulcinella da quello che sente, no? Io mi piacere dire questa Pulcinellata di Viviani. Ah, ok. Se vuoi ti recito anche la... No, 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 ok. Andiamo su quello che ti... No, finisco questa cosa. A
proposito della maschera e dei supereroi, c'è anche una delle macchine anatomiche, se avete visto a Napoli la Cappella San Severo, ci sono questi scheletri con tutto il sistema cardiovascolare, sanguigno, eccetera, che è come dire come cristallizzato, eccetera, perché secondo questo Principe San Severo, alchimista, eccetera, aveva iniettato dei liquidi probabilmente alle servi, insomma, probabilmente ancora vivi, perché cioè, tutte le vene sono diciamo irrigidite, quindi vuol dire che il sangue diciamo doveva avere ancora la capacità di essere pompato dal cuore, quindi probabilmente però vabbè, insomma, comunque la maschera di Batman e Cucinella si scambiano, i due supereroi scambiano la maschera con Cucinella, perché a un certo punto ho pensato che forse gli eredi della commedia dell'arte è la Marvel, i supereroi, perché hanno tutti una caratteristica che è di tipo così pratico, nel senso, c'è quello, c'è l'uomo ragno, c'è quello, c'è. Nelle maschere, nella commedia dell'arte invece sono i caratteri, cioè le maschere rappresentano dei caratteri molto precisi, quindi c'è un'affinità tra, e la maschera tra l'altro ricompare con la Marvel, ricompare nei comics, nei fumetti, eccetera. E maschera che era perché praticamente è scomparsa, mentre il teatro è sempre stato la maschera è sempre stata protagonista nel teatro, perché tutto il teatro classico si recitava, cioè l'attore scompariva dietro la maschera, poi il teatro in qualche modo scompare nel teatro classico, quindi le maschere, e ricompare nella sacra rappresentazione nel Medioevo, eccetera, sui sagrati delle chiese, dove degli attori recitano cose sacre, eccetera, ma senza maschera, quindi la maschera si perde, eccetera, e ricompare con la commedia dell'arte nel Cinquecento, e con Silvio Fiorillo, che originariamente non faceva il Pulcinella, ma faceva il Matamoro. Il Matamoro, sì. Però aveva visto che il Pulcinella aveva più successo, e quindi lui si mise a interpretare il Pulcinella. E con lui la maschera di Pulcinella ebbe un grande successo in tutto il mondo. Ma era interpretata, fu interpretata, sì, con grande successo, fu veramente divulgata da questo signor Silvio Fiorillo, che qui viene disegnato, e quindi nelle vesti di Matamoro abbandonò queste vesti per prendere le vesti di Pulcinella, tipo un grandissimo successo, quindi 1600, e da allora poi tutte le per 600, 700, 800, per tre secoli in tutto il mondo, e tuttora Pulcinella di... Potete fare Gigino. Un applauso a Gigino, che ha disegnato un libro che mi ha sognato. Posso dire? E poi i sogni, voglio dire, sono appartenuti a te, che li hai tradotti in questa grafia, che è tutta tua naturalmente, che con la quale hai creato una filosofia, no? Anche con i libri precedenti. Okay, sì. E noi, insomma, è grazie a te che noi siamo poi, come dire, spronati a sognare anche noi. Quindi tu ci dai vita per... Ma questo, cioè, il libro ancora può creare forse ancora qualche magia, insomma, il libro... oggi dicevamo illustrato, usando questa brutta parola che rappresenta questo tipo di editoria, cioè il libro con l'immagine, eccetera, eccetera, che in Italia, insomma, fatica. Perché costa l'immagine? Sì, un po' costa, un po' perché forse, non so, adesso io credo che poi, tra l'altro, oggi si parlava del fumetto, eccetera, quindi delle graphic novel, eccetera, insomma, stanno, in qualche modo facendo riemergere questo rapporto tra immagine e parola, eccetera, in forma appunto cartacea, di libro, eccetera, quindi spero che insomma, anche perché questo è una specie di graphic novel, la potremmo definire, come anche i libri precedenti, insomma, quindi c'è un filo
che unisce il mio lavoro con quello anche degli illustratori e delle, insomma, dei giovani che oggi lavorano su questo rapporto immagine parola, insomma, che ha una, avrà una lunga vita. La cosa interessante è che del tuo lavoro che tu stesso ti rinnovi attraverso i tuoi disegni e ti evolvi, no? Perché continuamente hai aggiunto anche tavole nuove, quindi anche una prossima edizione ci saranno. Ma questo fantasia, sì, no? Sì, infatti questo io come nell'arte, in qualsiasi tipo d'arte, anche nel teatro succede, cioè Edoardo che rinnovava continuamente i suoi testi. Sì, infatti questo credo che è una cosa, è un buon esercizio, insomma, finché uno ce la fa, insomma, quello di rinnovarsi. E nel Codex, il libro che, insomma, più conosciuto, insomma, io ho fatto adesso due edizioni, adesso ne sto per mettere in cantiere una terza, credo, poi mi fermerò, e ogni edizione ho aggiunto un capitolo, una specie di aggiornamento, insomma. Ecco, questa è una cosa che credo interessante per dare poi al libro un'altra cosa, cioè una specie di vita propria, che e la vita è crescita, è stratificazione, e quindi qui in questo caso è proprio la storia di un libro, oltre che essere il libro in sé, quindi sono 30 anni più o meno in cui questo libro ha avuto tutto un percorso, insomma. E questo per dare vita, per rendere il libro, insomma, qualcosa di più che della carta stampata, insomma. Ecco qua. Ti volevo dedicare una pulcinellata, così che mi veniva in mente. Tu hai parlato di Totò, io lo cito perché è l'ultimo grande pulcinella senza maschera, era lui stessa, la sua stessa maschera era da pulcinella, no? Raccoglieva un po' tutta l'umanità. Ecco, io prima che per chiudere anche questo discorso del libro, diciamo questo discorso del libro, diciamo, passaggio che è nel 2003 quando vado a Napoli a realizzare una scultura, un bronzo per la stazione Mater Dei della metropolitana. In quell'occasione resto a Napoli per un po' a lavorare alla fusione e alla pittura del bronzo, che adesso si trova appunto all'uscita della stazione Mater Dei, e che è questo qui, insieme poi a una pavimentazione, eccetera, eccetera. Però la cosa interessante è che questo lavoro si svolge, se conoscete un po' Napoli, c'è un rettilineo che passa sopra un ponte, sopra il rione Sanità, e arriva a quella che si chiama rotonda di Capodimonte, per poi salire su al palazzo, diciamo, alla reggia. E prima di arrivare a questa rotonda, sulla sinistra, oggi se passate da lì vedete una specie di autolavaggio con macchine, eccetera. In realtà da lì si entra dentro una galleria lunga decine e decine di metri, alta 20-30 metri, un luogo magico, un'antica cava probabilmente greca, ma forse anche fenicia, e lì dentro un antro, proprio esattamente come quello dipinto dai manieristi del 600, dove appunto Vulcano forgiava i fulmini per Giove, lì ho realizzato quest'opera. Alla fine, diciamo, di questo lavoro organizzai una grande cena per tutti quelli che ci avevano lavorato, quindi anche le loro famiglie, eccetera. Quindi si formò una tavolata di una trentina di persone dentro questo antro, in mezzo appunto a tutti gli strumenti per la fusione, e a un certo punto della cena, che sono una cena ricca di bagioni, eccetera, e si alzò un signore che non avevo visto, e mi disse che appunto, siccome avevo realizzato questo lavoro all'interno, nel confine, insomma, del rione Sanità, venivo invitato alla festa di San Vincenzo Ferrer, che è la festa del patrono del rione Sanità, che appunto è forse dove tra l'altro è nato Totò. Sì, è Santa Maria Antesecula, Totò è nata. Esattamente. E infatti... Esattamente. confermata, sono state precise da gente. Esattamente. E allora successe che così io mi trovai all'improvviso, non sapevo che avevo fatto questo lavoro dentro il rione Sanità, però mi trovai a essere in qualche modo, a diventare cittadino onorario, se si può dire così, del quartiere, del rione, e fui invitato alla festa, appunto alla festa, per ricevere un ricordo, un'onorificenza che si dava in occasione della festa di San Vincenzo
a quelli che comunque avevano avuto dei rapporti con Rione, non so, anche i farmacisti piuttosto che, non lo so, tutti quelli che in qualche modo, c'era un palco con dei cantanti neomelodici eccetera, e poi dentro questo parterre, in mezzo a delle luminarie coloratissime eccetera, eccetera, c'era la regina, cioè Liliana de Curtis, immobile come una statua medievale eccetera, come una Madonna del 300. E lei ogni tanto consegnava a quello o quell'altro dei piatti di dentro dei cartoni tipo pizza, e quindi e a un certo punto, insomma, ho avuto l'onore di ricevere dalle mani della figlia di Totò un piatto del buon ricordo, insomma, e quindi in quel modo ho concluso, diciamo, il lavoro con Napoli, insomma. Era un piatto vuoto? Sì, sì, sì. Un piatto vacante. Sì. Come mai? Da riempire, quindi era un auspicio, insomma. L'ha riempito con gli spaghetti. E poi, certo. Sì. E quindi da lì poi sono arrivato a finire questo libro. E questa è un po' la storia del libro e del mio rapporto con Napoli. Ma con Pulcinella innanzitutto, ma, sì, ma certo. Poi soprattutto questa storia mia pure di... Quante cose insieme poi ci siamo ritrovati qua in questi giorni a Bologna. A parte il fatto che oggi sono successe delle cose magiche, l'ho portato a vedere le cianfrusaglie che si vendono il giovedì a Piazza 8 Agosto e lui si è ritrovato per caso, come per incanto, con la sua manager editoriale cinese. È davvero una cosa incredibile. Dove sta? Se ne chiude che la voglio... No, eccola. Sara. Sembra 88, guarda. Baba. Straordinario, ma era proprio un incontro magico. Ma questo è il finale. Poi voglio dire, ti rendi conto il tuo percorso con Scaparro, no? Sì. Io che ho fatto il Pulcinella con Scaparro, con Massimo, in tutto il mondo. E poi abbiamo ricostruito che io, no? Ti avevo visto con Zeffirelli. Beh certo, non sapevo. Nel documentario di... No, nel primo, quello che nel Giulietta e Romeo. Ah, vabbè, ma questo qua ci va con mica, ti ricordi me, da con Barso? No, no, non mi ricordo, però noi ci siamo incrociati. Ci siamo incrociati anche lì. Lì, anche lì. Era 1966. Anche in questa libreria, no? Dove parliamo di Pulcinella, dove con Pulcinella mi sono trovato a parlare sempre con Scaparro fino a 10. Colonnese. Cioè queste vite, questi sentimenti che si sono incontrati o... come dire, ho baciati da lontano, no? Sì, sì. Io volevo cercare di dimostrare stasera che il Pulcinella è in ognuno di noi, insomma. Credimi, sei anche tu Pulcinella. Certo. Sì, sì. Veramente. Posso non so come idea. Faccio, come, ma questo libro è la convinzione, no? Sì, no, è una dichiarazione, certo. Non lo avresti disegnato, certo, voglio certo, dire. Certo, certo. Ma anche la conferenza di stamattina, che io ho collaborato con l'Accademia, no? Tante cose, cioè, ma la conferenza si rideva, ogni tanto la gente, perché tu facevi delle battute simpatiche, capito? C'era la tua ironia, la tua leggerezza. Il Pulcinella è in ognuno di noi, quindi il Pulcinella non è che è napoletano. Beh, chiaro, sì, napoletano, sei già, come dire... Però è una filosofia di vita. Allora, a proposito... Che c'è in ognuno di noi. Ma vedi, forse Tommaso ti avevo raccontato questa cosa. Io dunque volevo portare... Ti ricordi, quando ci siamo sentiti, diciamo, c'era l'idea di portare Pulcinella a Parigi. Sì. Ecco, Parigi, come no? Parigi, la rappresentazione dei comici dell'arte a Parigi che abbiamo fatto con Scaparro, parlavano proprio del 600, certo. Della commedia dell'arte e poi ci ritorniamo a Parigi veramente e ci torniamo, però bisogna no, quando, mentre io ti ho raccontato questa cosa che mentre stavo preparando un eventuale passaggio tuo, cioè, poi ho scoperto che dunque l'ambasciatore italiano a Parigi è napoletano, è Gesù. Bene, ok. Però quando ha sentito che si doveva fare una cosa su Pulcinella, si è alterato e ha detto: ma Pulcinella porta discredito alla città di Napoli. Mamma mia, lo so. No, infatti adesso farò una cosa, adesso a Napoli eccetera, ho deciso di non invitare l'ambasciatore, cioè proprio chiesto che comunque sarà come persona non grata, insomma. Ecco, no, questo per ma dire. Ma i napoletani spesso... Però forse non era napoletano, pare che fosse di Caserta.
forse c'è rivalità con... Noi dobbiamo essere superiori, non discreditiamo nessuno, che ce non vuole. No, no, so. Vuoi vedere come Pulcinella ha un grande valore attraverso le parole di Raffaele Viviani? L'ingil, ce l'ha Marie, ce l'ha l'ambasciatore. A così diventano un po' comma, purissimo. Viviani ha cercato di dare grandi insegnamenti attraverso il suo intuito, il suo istinto straordinario di uomo di strada e poi di... A parte il fatto che Pulcinella poi è stato interpretato da tutti quanti, da Petrolini, il suo Pulcinella. Io chiaramente sono rimasto affascinato perché Viviani diceva in questo prologo ai 10 comandamenti che doveva essere proprio recitata e cantata da Pulcinella, così ha lasciato scritto Viviani. Okay. Sì, certo. E sperando, con la speranza sempre del linguaggio, no? Dice, si vira all'animale che stanno in coppa a terra, tu vira sempre male, tu pensa sempre a guerra. O cane con un strillo va muzzo con un mucillo. Ma come fanno a capire un mucillo? Mucillo che cos'è? O cane con un strillo va muzzo con un mucillo. Il micio. Cafferro suricillo il micio. A sua volta, afferra. Il topo. Un suricillo o topo. Pura rindo o mastrill, Antonio, tu sai che è la trappola per topi. I mastrill si mettono a terra per, capito? E il gatto, pure se il topo lo va a prendere pure dalla detta. Insomma, paragona la guerra degli uomini come la guerra tra... Non è mai possibile. A proposito di rinnovamento, io l'ultimo coppolone che mi ha già fatto fare, c'è tu coppolone, c'è tu, no, ma io ho questo che non faccio una cosa da donna, ma a me mi piaceva, non fa niente se è tutto bianco, non fa niente, un poco più ingentilito, e mi sono inventato questo coppolone che è Pulcinella, no? Ti sembra? Questo qua invece è con un naso, no, dell'Ottocento, un po' più, come si dice in italiano? Aguzzo, sì, adunco. Come si dice? Adunco. Sì. E quindi un po' più aggressivo, sai, ognuno poi si rifà il Pulcinella anche al proprio carattere, no? Perché ognuno c'ha il Pulcinella che... congeniale, questa è la, qua c'è la personalità di Gigino qua dentro, questo è Viviani, noi abbiamo adorato Viviani, no? Perché ci riportava alle nostre origini, ci parlava della campagna, dei lavoratori, del popolo, i 10 comandamenti, dice, l'uritmo ci ha messo una cosa... da Venezia, potesse essere chi potesse essere, guarda, e chi se vuole, ce ne deve chiedere male, però mi sembra ho troppo accaduto, ci mi sono loro, guarda, tu non l'hai mai immaginato un cenello dorato? Ma dimmi qua. Berlusconi, no? Pure di Renato, un Trump, diciamo. Ah, un Trump, sì. Anche bravo, ecco qua. Quindi Pulcinella pure, cioè, proprio, ecco. Viviani, i 10 comandamenti. Si vira l'animale che stanno in coppa a terra. Tu vire sembra male, tu pensa sembra guerra, tu pensa sembra guerra. O cane con lo strill, vomuz con mucil, cafferro su ricil, furarindo mastrill, marame, siembra si è, cap
battagliane. A volpo poche fina, a un rito qua faina, a ferrana gallina, la zanna e sa strascina, ma a me sienta si quanta rubene. O lupo prepotente, come si fosse niente, se mette sotto rienda, non pega non uscende, ma a me sienta si che l'amor me. Larghettun chi stio munno pure l'uomo ne se sa, sanna massacra, che la ferra che la guerra ogni tanto sa da fa, forse pasfulla, ne mover si m'ha fatta, porce grapa, pullicina, caccia cira na per niente, caccia leva ne standina, non servimma per custata, per sta ciccia può prosutto, non cazzamma però le latte, per un dice non è tutta, caro i simma cristiana, e tenimmo caro ambiente, e c'è cara vita nostra, pizzo merita rispetto, e verimma per stu fatta, e campa quale geddia, nanzardino i simma uguale, non ci stanno tu e io, ma però i comandamenti si rispettano, non sembra, e se sapo non è triste che sti caso brutti diembe, e ma loro non è triste, e nessuno lo può cagnò, ma ci vuoi comandamenti, non si fanno rispettare, unia guerra che ci spetta, e purtroppo lì ma fa, che l'ha lagato tutte le corna, si combatte per magnò, ma a me, sembra sì, ma che vanno a me. Bravo! Questo era il cucinello ispirato a Raffaele Gugliano, Luigi Serafini, grazie, grazie delle ispirazioni.